Non è che chiediamo chissà che, solamente un po' di pulizia, solo quello. All'indomani della svolta nel processo relativo alla morte dello chef Raffaele Casale, caduto dalla sua moto pare anche a causa della presenza degli aghi di pino in via Martiri di Palermo a Trani, in città si accendono i riflettori sulla corretta gestione del servizio di igiene urbana. A tal proposito abbiamo fatto un giro per la città e abbiamo ripreso lo stato delle strade che, oltre ad essere per la maggior parte dissestate, sono specialmente in alcune zone lasciate nell'incuria. È il caso di Piazza Colbe alla periferia nord. Anche lei sta vedendo che quest'altra piazzetta qua sta piena di alberi non puliti, sollevamento di marciapiedi, la sfalda, le radici la mandano sopra. Ad ascoltare i residenti della zona, quello della manutenzione è un problema che si aggiunge alla negligenza della ditta che si occupa di igiene, oltre ovviamente all'inciviltà di alcuni residenti. Avevamo dei bidoncini per i cani dove si mettevano i loro escrementi, però adesso li hanno tolti perché tanta gente ci metteva davanti l'immondizia e loro hanno pensato bene di toglierli, però il risultato è che adesso quando raccolgono la cacca del cane la buttano per la strada.